Vediamo in questo video 10 segni che si sta innamorando di te. Allora, quali sono 10 segni che un uomo si sta innamorando di te? Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo quindi al tema 10 segni che si sta innamorando di te. Allora, il primo segno che si sta innamorando di te è che nei fatti e nelle parole e nel modo di fare ti considera una donna speciale, quindi, e tu lo percepisci dall'interesse che mette nei tuoi confronti, dall'attenzione che ti dedica, dal fatto che per te è disposto a fare delle cose che normalmente non farebbe, semplicemente per il gusto di passare del tempo con te, cioè per stare con te è disposto, magari, che ne so, ad accompagnarti al mattino presto a trovare la vecchia zia ammalata, cosa che non... ma lo fa perché è coinvolto. Per te è disposto a pulire la cantina polverosa, diciamo così. E se non è innamorato troverà delle scuse. E se invece è innamorato, le scuse le troverà per passare del tempo con te. Quindi questo è un primo parametro molto importante da prendere in considerazione. Secondo segno che si sta innamorando di te è che non si tratta solo di sesso, cioè non ti cerca solo per trombare, come dicevamo prima, ma il sesso viene fatto tra l'altro non in maniera aggressiva, viene fatto in maniera dolce, viene sviluppato tendenzialmente molto molto bene, insomma, quindi è molto importante quindi questo aspetto legato alla, come possiamo dire, alla sessualità, che non diventa un qualcosa di necessario, un qualcosa di che non si può superare. Quindi questo è un altro punto veramente importante che ti suggerisco di prendere in considerazione. Non è soltanto una relazione sessuale. Terzo aspetto, e direi non meno importante, è che sei costantemente nei suoi pensieri. Sei costantemente nei suoi pensieri, cioè lui è comunque sempre coinvolto con te, sempre interessato a te, e quindi ti pensa sempre, quindi tu lo noti perché magari ti manda dei messaggi, vuole sempre rimanere in contatto con te anche quando magari non potete vedervi per mille motivi, perché magari, che ne so, c'è la lontananza di mezzo, ci sono situazioni di mezzo, però mantiene sempre una connessione. È il suo interesse mantenere sempre, costantemente, una connessione con te. Questo è un altro segno importante, sei costantemente nei suoi pensieri. Il quarto segno che si sta innamorando di te è che si concentra sui tuoi tratti positivi. Cioè, insomma, i tratti positivi sono, come dire, l'immagine principale e i tratti negativi sono lo sfondo. Perché noi abbiamo bene e male, il positivo e il negativo. Ma è come sono le figure gestaltiche, non so se hai mai visto quella foto in cui c'è la donna giovane e la donna vecchia, no? Che tu puoi vedere uno all'altro. Uno è il primo piano e l'altro lo sfondo. A seconda, diciamo, su quello che ci concentriamo, potremmo vedere in primo piano la vecchia oppure la giovane, no? Un'immagine che è stata carina. Adesso potrei anche cercarla, vabbè. Ma comunque è questo per dire che chi, quando è innamorato di te, mette in risalto, mette costantemente in primo piano i tuoi tratti positivi e i tratti negativi passano nello sfondo, passano
diciamo, per così dire, inosservati. Questo è un fattore determinante per capire che è innamorato di te. Quinto punto, possiamo dire che è regolare, cioè non è che ogni tanto sparisce, sono quelli che ogni tanto fanno ghosting. No, lui sembra strano, magari non ti fa innamorare, ma tende a essere più prevedibile. Se ti dice una cosa la mantiene, tende a fare quello che dice, e sono tutti segnali che diciamo c'è un coinvolgimento nei tuoi confronti. Quindi sei, per dire, una persona importante per lui. Questo è un fatto fondamentale. C'è una certa regolarità, se vogliamo, nel suo comportamento verso di te. Sesto segno che si sta innamorando di te è che ti rende e ti vede come una sua priorità. Cioè non sei una, diciamo, come dire, all'ultima ruota del carro. Prima va a giocare con gli amici, poi esce con questo, esce con quell'altro. E se avanti, e se avanza del tempo, vedete, no, assolutamente, tu sei la priorità e quindi ti vede, diciamo, veramente come una sua priorità, come una donna importante per lui. Questo è un punto molto, un punto fondamentale, quindi, perché noi rendiamo prioritarie le cose a cui teniamo. Questo è un dato di fatto. Innegabile, tra l'altro, innegabile. Bene, e vediamo qual è il settimo segno che un uomo si sta innamorando di te. È che vuole l'esclusività con te. Cioè, non è uno che vuole, come dire, vabbè, tanto per una o l'altra. No, dà e pretende fedeltà. È un punto importante questo, dà e pretende fedeltà, perché se non c'è questo vuol dire che innamorato di fatto non lo è. Ottavo punto, manifesta anche a parole il fatto che è coinvolto con te, cioè ti dice ti amo. Questo potrebbe anche non avvenire in alcuni casi, ma di fatto una persona innamorata lo dice anche, insomma, lo dice anche. E un'altra cosa, il nono punto, questo rappresenta un po' la debolezza, però cerca di capire se tu lo ami, cerca di capire se tu sei innamorata di lui, talvolta te lo chiede. È comunque un punto fondamentale anche questo. E poi, decimo punto, fa dei progetti con te. Cioè non è soltanto il qui ed ora, sicuramente il qui ed ora, ma anche progetta, che ne so, da una vacanza a un progetto di vita in comune. Ecco, questi sono tutti segnali, sono 10 segni che si sta innamorando di te. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tadamasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Instagram, il canale Massimo Tadamasco Ufficiale.